È una cremonese che piace, quella che esce a testa alta dall'amichevole di lusso con il Napoli. 3-3 è il risultato finale per gli uomini di Rastelli, capaci di contenere un Napoli forse non irresistibile, mettendosi in mostra con delle belle giocate. Ancelotti schiera un 4-2-3-1 contro il consueto 3-5-2 dei grigiorossi. Davanti a 1.100 spettatori paganti e altrettanti nei posti a libero accesso sui prati circostanti, la Cremonese gioca bene sin dai primi minuti. Al 12° va addirittura in vantaggio con Manolas che devia in rete un tiro di Caracciolo. Il Napoli prova a scuotersi e a schiacciare i grigiorossi. Si fa vedere al 27° con un gran sinistro di Zielinski che sfiora il palo. Al 36° Castagnetti ferma Mertens in area e l'arbitro concede il penalty. Va Insigne e spiazza Agazzi per il gol del pareggio. Al 42° splendida azione della Cremonese che con una serie di triangolazioni si presenta in area. Castagnetti finta e serve Arini che insacca per un nuovo vantaggio grigiorosso. Anche Palombi in chiusura di tempo avrebbe la palla buona per andare in gol, ma calcia alto a due passi dalla porta. Finisce il primo tempo con la Cremonese in vantaggio 2-1 e anche nel secondo tempo torna in campo una squadra vivace, capace di affrontare gli avversari senza timori reverenziali. Il Napoli trova il pareggio sugli sviluppi di un corner su un bel tiro di Verdi, sporcato da Castagnetti che mette fuori tempo a Gazzi. Al 25° trova il vantaggio grazie ad una bella intuizione di Younes che vince il duello con Caracciolo e insacca. Poi il piccolo capolavoro di Soddimo che dal cerchio di centrocampo vede Meret fuori dall'area e trova un gol incredibile. Il portiere campano si butta alla disperata ma finisce per carambolare in porta con il pallone. Nel finale c'è spazio anche per un gran sinistro di Montalto su cui interviene Meret e una bella parata di Ravaglia su Verdi, sicuramente il migliore in campo dei campani. Finisce così, 3-3, un bel test per i ragazzi di Rastelli che hanno mostrato gioco e personalità contro un Napoli con molti assenti e ancora un po' indietro di condizione.